ultimi dati che sono usciti proprio ieri, no? Abbiamo il 39% di giovani disoccupati. E questa è una cosa veramente brutta. Oggi abbiamo qui con noi il sindaco Campedelli e vogliamo ricordare l'importanza, la soddisfazione, l'orgoglio di rappresentare i cittadini italiani. E i cittadini italiani che sono anche questi che abbiamo di fronte, carpigiani, che lavorano in modo volontario per un mondo migliore e per valorizzare anche ogni diversità, perché qui abbiamo, io non raggiungo la tua capacità di intervento, Zighi, lei aveva 20 nazionalità diverse, noi siamo veramente molti, molti meno, ma però insomma non si fa. Ecco, ricordiamo a questo con orgoglio, il lavoro che facciamo, questo lo propagandiamo nelle scuole con i nostri giovani, le iniziative di contatto con la popolazione con l'Africa libera, promuoviamo unitariamente con le altre rete e con le altre in rete con le altre associazioni. Crediamo fermamente sia possibile un mondo migliore dove possa trionfare il bene, l'amore per gli altri, per i diversi, per le donne, per i nostri figli, per un futuro per tutti. Questo è possibile solo con la partecipazione, l'impegno di ognuno di noi, anche nelle istituzioni che la Carta Costituzionale ci mette a disposizione. Cioè noi siamo presenti un po' ovunque, poi dopo lo riprenderò più avanti. La partecipazione è fondamentale. Voglio ricordare solo un passaggio che è l'ispirazione che è nostra, ecco, che penso che sia un po' di tantissimi, la maggioranza italiana, e come limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Cioè noi ci battiamo per questo, per l'articolo 3 fondamentale della nostra Costituzione, vogliamo che sia possibile per tutti, quindi anche per i migranti, arrivare a questo. Quindi stasera non vedo una persona che mi doveva assistere con un intervento su questo punto, ma forse verrà più tardi, speriamo. Io ho tralasciato, ma oggi siamo in forti difficoltà. Difficoltà sono quelle che economiche soprattutto e poi anche di aiuto anche dall'alto, ecco, cioè una volta ad esempio noi, la nostra entrata maggiore che abbiamo è legata alle province, tutte le associazioni di cooperazione internazionale di Modena abbiamo sempre fatto progetti con la provincia di Modena, il comune di Modena. E la provincia adesso viene tolta, quindi questo qui è un problema rilevante. Avevamo un ministro e non ce l'abbiamo più, abbiamo avuto il terremoto, no? L'anno scorso ci è costato l'intero bilancio perché praticamente non abbiamo avuto pochissime entrate. Quest'anno si è messo la pioggia. Piove sempre, tutte le iniziative che facciamo e abbiamo sempre tanta acqua e non riusciamo, come dice, e poi dicevo prima con il cambio dell'amministrazione, forse il salta, ecco, da una parte sono contento, dall'altra meno. Nonostante questo però, ecco, come situazione, nell'anno del terremoto a Carpi, noi abbiamo intanto distribuito, siamo intervenuti in aiuto alle popolazioni più disagiate. Siamo andati a distribuire delle coperte e abbiamo prestato il nostro gazebo alle persone più presenti. Abbiamo raccolto giochi per i bambini, li abbiamo distribuiti un po' ovunque. L'ultima parte adesso qui non c'è nessuno, però sono le nostre immagini, le vedete qui di dietro. Abbiamo distribuito acqua pulita per 2.000 persone
questo è un lavoro molto grande e magari molto Zighi lo sanno bene qual è la situazione. Noi quindi siamo in una situazione che io credo abbastanza forte, non è che se ci siamo rafforzati, e la nostra forza dipende soprattutto da come ci siamo organizzati. Ed è diretto da Giuseppe, che è quello, il signore che vedete lì, tutti là dietro, Ivano, Luciano, tutti gli altri si sono messi là dietro. E questi sono un po' 400 la passè, adesso penso che siano aumentati, visto che abbiamo fatto già tre container, l'ultimo è stato io la settimana scorsa. E tra l'altro con un'ambulanza, e quindi stiamo continuando a fare cose grigie, secondo. E tanto va a fare la domanda, poi dopo raccogliamo il materiale che ci serve e lo portiamo via. Quest'anno abbiamo aumentato, anche abbiamo fatto i banchetti, oltre i banchetti con i nostri progetti, le nostre volantinerie che abbiamo, i nostri documenti che abbiamo. Quest'anno stiamo proponendo anche dei giochi vecchi tradizionali, gioco dei barattoli, quindi materiale sanitario, e questo lo continuiamo a portare via, anche se è un grosso sacrificio, perché ci vanno i contratti non sono gratis, ecco, e costano purtroppo. Loro ci stanno aiutando veramente. L'anno scorso sono andati, hanno fatto tutto l'anno, l'estate, la Balorda, che siamo sempre invitati, adesso stasera Marcello non c'è, ma siamo stati invitati e abbiamo visto questa Balorda festa, ecco, proprio. Sono rimasti contenti anche loro, tanto che si sono messi a ballare all'impazzata. Il secondo gruppo invece è il gruppo del spettacolo e concerti. Il responsabile è Benati Silvano e Vanni Cigarini, che hanno... questo gruppo dietro, realizzando un altro film. È formato da queste quadri gospel, l'ultimo poi l'invenzione sempre di Giuseppe, abbiamo avuto un gospel di prenatalizio, e il 5 luglio faremo il concerto a Rovereto assieme alle Mondine in occasione del terremoto. E dopo, che secondo me per me è uno dei più importanti, nel senso che noi con questo gruppo andiamo nelle scuole, in tutte le scuole di Modena, di Carpi, e siamo presenti nel progetto di Modena, che si chiama Modena chiama mondo, nelle elementari, ed è sempre una gioia Zighi, che è sempre nelle scuole anche lei, è sempre una bella cosa. Progetto Volo invece, che è qui alla casa del volontariato, è con le scuole che sono lungo questa strada proprio, e le scuole superiori e le officine della solidarietà. Abbiamo appena terminato proprio in quest'aula qui, avevano tutte le scolaresche che venivano a... Cosa propaganda? Promuoviamo una vita diversa, una vita fatta di volontariato, cioè una scelta di vita che promuove il volontariato è una persona sicuramente migliore, perché è una persona che non pensa solo a se stesso, ma pensa per gli altri, per chi ha più bisogno. Adesso mi viene in mente Don Gallo, perché è appena morto, è veramente un'altra persona di quelle che noi siamo stati tante volte con lui e abbiamo apprezzato il suo impegno per gli ultimi. Questo è il gruppo degli grandi, ed è il più forte, non ha anche messo il nome. Vabbè, il nostro capo è così, sì. Adesso si è dato ministro, per fortuna, è una bella cosa, siamo veramente contenti di questo. È stata una gioia sentire le proposte che ha fatto il ministro, il primo ministro. Poi dopo abbiamo Rossi, Nurta, mia sorella, è immigrata, non c'è, e poi Daniela, che è la nostra rappresentante, e poi tante altre, sì. Solo questo, perché... e poi tante altre che sono poi...
cioè non ci sono, ma che lavorano assieme a noi. Di Africa Libera nella commissione per l'opportunità dell'Unione di Terre d'Africa. Penso che sia diventata Paola Manzini per questo, il nostro punto di riferimento, visto che Cecilia ormai ci ha abbandonato. Ecco, io volevo solo citare quelle cose che ha fatto questo gruppo qui e voglio solo ricordare il primo impegno quando il primo... Quando però anche a volte. È stato fatto anche a volte. Un trionfo poi dopo. Sì. Stiamo riprendendo. Per fortuna che piace sempre, che altrimenti... va bene, dopo abbiamo fatto altre cose assieme a lei e... Abbiamo incontrato gli studenti poco tempo fa per la lotta contro il razzismo. Purtroppo il razzismo c'è ancora, perché è molto semplice, perché c'è, perché abbiamo ancora la legge Bossi-Fini nel nostro paese. La legge Bossi-Fini è il razzismo di Stato. Bossi-Fini, perché è una vergogna per lo Stato italiano avere ancora questa legge. È una vergogna avere anche CIE. Noi l'ultima missione che abbiamo fatto assieme proprio a Cecil, siamo andati a Modena di fronte al CIE per protestare e perché questa CIE sono illegali. Tenere una persona in prigione 18 mesi per solamente per riconoscere è veramente una cosa che non ha senso. E così anche nel mondo, purtroppo. È veramente una cosa indegna di un essere umano, e come sono io, un uomo. Un uomo pensare di far valere la sua forza in questo modo è veramente... Purtroppo ci sono anche delle cose che ci hanno aiutato. Abbiamo avuto 20 anni di insegnamento, perché la donna è questa, quella bella, quella che balla sulla la donna in macchina. E invece le donne sono magari più intelligenti dell'uomo, magari più capaci dell'uomo, ma sono relegate a posti inferiori e... veramente è una cosa che non ha senso. I paesi più sviluppati sono paesi che valorizzano la donna. Noi finora abbiamo il Ghana, ma dopo purtroppo ho anche la nuova iniziativa, che ci sono i ragazzi della Costa d'Avorio che vogliono, con giusta ragione, che andiamo anche nel loro paese e sviluppare il nostro centro in Ghana e tutte le attività che abbiamo. Lavoro. Noi, sapete, siamo nati dai migranti. I migranti, la prima cosa che ci hanno chiesto lavoro. E quindi l'ultimo progetto che abbiamo fatto è stato proprio con la provincia di Modena, la regione Friuli, e riguarda, e si chiama Un lavoro per vivere. Per vivere nel loro paese. Questo qui è la cosa... perché nessuno ci tiene ad emigrare, gli emigrati trovano sempre grandi difficoltà e quindi sarebbe meglio emigrare per turismo, andare a vedere le cose, ma non il lavoro, ognuno se lo merita dove è, ecco, dove abita e dove nasce. Noi abbiamo fondato una cooperativa e questa cooperativa ha la possibilità di utilizzare le nostre macchine, noi dobbiamo che poi darà lavoro in quale modo? Noi abbiamo messo in rapporto questa cooperativa con le scuole. Noi abbiamo sempre lavorato con le scuole in Akompen e Bolgatanga nel nord. Poi dopo, l'altro punto dove noi interveniamo, dove siamo intervenuti con maggior forza, abbiamo fatto due consultori, uno è nel nostro centro e funziona benissimo, tanto che abbiamo dovuto fare i servizi perché avevamo calcolato i servizi fossero dentro, abbiamo dovuto farli fuori perché altrimenti non gli ho pesato qualcosa. Allora, abbiamo portato via quasi tutto, l'abbiamo dato, quello lì è Santa Teresa Ospita, che è il più grande ospedale di Incoranza. Poi abbiamo l'oculistica ha funzionato per un po', adesso ad esempio è ferma, anche questo è un punto che però entro quest'anno deve andare. Tante associazioni di medici vanno tutti a lavorare in Africa e la realtà è che i medici dell'Africa vengono qui,
Se andate a Parigi, andate a Londra, vi trovate tantissimi medici che sono africani. Perché? Perché là i medici sono pagati pochissimo, non li diamo di più e vieni a casa. È molto semplice. E là non hanno da curarsi. Con noi siamo stati. Noi abbiamo chiuso il nostro consultorio, l'abbiamo chiuso un anno, perché è gremiato tutto, l'abbiamo chiuso. Queste, le scuole sono indispensabili. Io quando vado a visitare dei villaggi e ci sono i bambini che non vanno a scuola, non viene fretta, cioè perché? Perché non è possibile, ecco. Ognuno ha il diritto di istruzione, di essere istruito, tutti abbiamo il diritto di andare a scuola. Questo ce l'hanno insegnato in tutte le carte, sono andate a vedere la carta dei diritti dell'uomo, la carta europea, insomma tutte le carte hanno questi diritti, ma però non sono applicati, ecco, nel mondo perché queste cose siano applicate. E quando vado a visitare i villaggi che i bambini non hanno la scuola, il primo pensiero cos'è? È quello di fare la scuola, è molto semplice. Infatti adesso dovete ancora chiudere, cos'è? 27 giorni chiude il bilancio, una volta il bilancio si chiude un po'. Non è in previsione. Siamo a questi punti, i comuni che sono in queste situazioni, cioè non hanno un background quattino, noi glielo andiamo a chiedere, ma io ci vado lo stesso, cioè non è che so bene, però ci vado perché sono come i cittadini carpigiani quelli là. È la stessa cosa, quando si gira con la macchina a notte nelle quelle strade polverose lì, i bambini saltano fuori dai villaggi e vengono salutati, ma io potrei anche essere io quello là, se fossi nato là. E allora mi metto in questi panni. Questi bambini hanno bisogno di andare a scuola, perché un bambino istruito è un bambino che sa come ha la possibilità di vivere meglio, un bambino che capisce niente. Come me, capisci niente, cioè è un fulcone. E magari si nega un bicchiere d'acqua. Tanto per dire, perché faccio questo ragionamento? Perché la malaria si vince a scuola, nonostante che noi continuiamo con i progetti di costruzione delle scuole e di aiuto alle scuole, forse sono le cose più importanti. I pozzi, la più grande mortalità, ne muore uno ogni 5 secondi nel mondo. Dovuti alla fame, o alla carestia, cioè alla sete, tutte malattie legate a che bevono acqua sporca. Ma mangiano con acqua sporca, bevono acqua sporca. E io li vedo, bevono nei fossi qui, poi avete visto qui, sono immagini. L'acqua di superficie è acqua che bevono i loro antiparassitari, quelli che danno al mais, quelli che danno alle loro verdure. Bevono quell'acqua lì, quindi quella lì è tutta inquinata. Anza sono qua, Talesis, Shiga e un nome Katang, un nome acqua, e portare il carro a fare chilometri e chilometri con dei secchi in testa è veramente una fatica che solo le donne africane riescono a fare. E il Nobel delle donne africane è stata una gran cosa che abbiamo fatto e riprenderei su da altrettante le firme perché veramente se lo meritano. Quinto punto, ecco, della nostra attività lavorativa è anche l'ultimo, è l'adozione a distanza. Noi facciamo adozione a distanza. Perché? Per far andare i bambini a scuola. I bambini a scuola devono pagarsi il banco, devono avere i libri, non hanno la carta, insomma, la devono comprare. Chi non ha i soldi non va a scuola. Il segretario dell'associazione è una sanguinosa guerra civile. E quindi loro vogliono fare un centro polivalente, ma che in questo centro ci sia anche un museo perché non sia mai più la guerra, per valorizzare la pace. E quindi dovremmo avere rapporti con tutti, con le scuole, in modo che possa vedere, educare la giovane generazione alla cultura della pace. E poi, se riusciamo, entro breve, riuscire a partire, fare anche a promuovere questo centro, ecco, avremo la possibilità anche di
di visitare questo bellissimo paese. Ecco, no, ci tengo a dire quello che facciamo in Italia perché è importante. È importante perché la partecipazione è importante, partecipare. Quindi noi, dov'è che? Noi ormai siamo, non siamo soltanto in provincia di Modena, ma anche di Reggio. Qui addirittura c'è anche gente di Parma, ci sono persone di Parma. Quindi noi dobbiamo in ogni, quindi Modena, Reggio e Parma, essere presenti come associazione, dare il nostro contributo di partecipazione perché abbiamo la visuale un po' più grande. Noi abbiamo la visuale di due continenti, non di uno solo, quindi possiamo anche aiutare per quello che sono. Noi siamo ai tavoli della provincia del comune della provincia di Modena, assieme a tutte le altre associazioni, dove facciamo progetti in rete. E quindi poi siamo in consulte A, B e consulte straniere, che stasera abbiamo anche noi del capo, al forum del volontariato. Lavoriamo con 100 servizi di volontariato in tutta la provincia. Qui abbiamo i rappresentanti, ho visto prima, del bene comune, perché eravamo sicurissimi che l'acqua era un bene comune della campagna del referendum. Parco Lama per il verde, che è sempre una cosa fondamentale per una città, e abbiamo rapporti anche con il WWF. Con il WWF cosa abbiamo? Noi abbiamo un progetto che purtroppo per la crisi, quindi mancanza di soldi, noi dovremmo salvare una specie in estinzione, che è la scimmia che si chiama una scimmia colubus, che chi di voi è venuto, lei sì, l'ha vista, la porta infiammata, le scimmie lì, secondo che il parco si restringe sempre più, sono in via di estinzione. Devo chiamare Patrizia perché vi... Allora, per quanto riguarda le entrate, abbiamo avuto 10, quindi siamo indietro di 3 anni. E abbiamo incassato 1.995 euro. Poi ci sono state erogazioni liberali dai volontari, quindi di tutti i privati, che hanno dato erogazioni per 4.043 euro. Abbiamo avuto le erogazioni liberali invece proprio diciamo specifiche per l'adozione di stanza, che sono 1.560 euro. Poi abbiamo fatto cene sociali per 4.932 euro. Abbiamo incassato quote sociali che sono le nostre tessere, diciamo così, per 1.545 euro. Tra le iniziative che sono state fatte abbiamo incassato 2.440 euro. Vendite marginali che sono i nostri mercatini che sono stati fatti a Natale, di solito a Natale sono stati fatti, abbiamo incassato 2.279 euro. L'iniziativa che è stata fatta a settembre, il concerto che è stato fatto sempre noi, quindi nel 2012 abbiamo incassato 24.064 euro. Non ci sono stati contributi da enti locali, provinciali, insomma. Assicurazioni, mi ha speso sempre l'associazione, quindi devono avere un'assicurazione contro gli infortuni, insomma, un'assicurazione regolare. Poi noleggio, sale e attrezzature, mi ha speso 2.135 euro. Le disponibilità comunque nel 31 dicembre che c'erano. L'unimetta danno 1.400 euro, conto quello di postale 1.532 euro e in cassa danno 2.100 euro per un totale di 5.000 euro. Quindi non è che la mano proprio diciamo sotto.